Cari fratelli e sorelle, il Vangelo dell'entrata trionfale di Gesù in Gerusalemme, che ascoltiamo nella Domenica delle Palme, ci ripropone tra l'altro la difficoltà che incontra l'uomo di tutti i secoli nel riconoscere e adorare Dio. Questa difficoltà può infiltrarsi purtroppo anche tra coloro che hanno fatto della vita un dono a Dio. Consacrati di ieri e di oggi che fanno di tutto per far tacere coloro che con entusiasmo seguono e acclamano Gesù, Messia e Figlio di Dio, e si sforzano di fare tutto quello che Lui dice. Infatti il Vangelo ci narra che alcuni farisei tra la folla osannante Gesù gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre». Ed è così, cari amici, a volte la lode di ringraziamento e di adorazione arriva a Dio proprio da quelle persone che, lontane da Dio, sono diventate insensibili e dure nei confronti della vita in genere e degli altri in particolare, ma che, toccate dalla grazia di Dio, subiscono delle metamorfosi incredibili. Come per esempio ex massoni che, a rischio della vita, denunciano le tenebrose trame della massoneria. Attori, attrici e modelle che abbandonano una vita peccaminosa e frivola e girano il mondo predicando la purezza del cuore. Ex gay e lesbiche che ringraziano Dio per averli guariti dal loro orientamento omosessuale. Cari amici, nessuno si deve abbattere e scoraggiare di fronte alla constatazione che il proprio cuore, sclerotizzato dal peccato, è diventato più duro delle pietre, perché Gesù, con il suo amore fino alla follia della croce, ha il potere di cambiare un cuore di pietra in un cuore puro, ripieno dell'amore per Dio e per i fratelli. Cari amici, colgo l'occasione per augurarvi ancora una volta una santa Pasqua. Dio vi benedica sempre.